Allora, procediamo all'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, sono 15 presenti, quindi abbiamo il numero legale. Scusate, un attimo solo, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. Nomino quali scrutatori della seduta e i consiglieri Ciancio, Matronola, Caccamo. I suddetti consiglieri sono pregati di non, siamo la sorta sta zitto, sono pregati di non allontanarsi dall'aula, sono previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Credo, scusate un attimo, credo abbiamo saputo tarda mattinata della morte di Gianroberto Casaleggio, credo di poter esprimere a nome di tutto il Consiglio le più sincere condoglianze. Per favore, consigliere Tutino, mi faccia parlare. Allora, ho visto che in Parlamento il Movimento 5 Stelle, Tutino, non ho bisogno di suggeritori, anzi, forse bisogna avere anche un aspetto decoroso in Consiglio, forse quella macchia verde non è opportuno. Il Parlamento, il Movimento 5 Stelle non ha voluto il minuto di silenzio perché la volontà di Casaleggio era questa, quindi io mi adeguo a questa volontà di Gianroberto Casaleggio e quindi esprimiamo soltanto le più sincere condoglianze per la scomparsa di Casaleggio. Grazie. Allora, scusate. Allora, procediamo con, eravamo in seconda convocazione, e prima di passare alla dichiarazione, stavamo in dichiarazione di voto della mozione sicurezza sui luoghi di lavoro, prima di passare a questa mozione, se non ci sono osservazioni sui verbali, dell'1-3, del 10-3 e del 22-3, se non ci sono osservazioni di merito, li diamo per approvati. Ci sono osservazioni? No. Allora, i verbali sono approvati. Allora, passiamo alla mozione. Ripeto, stavamo in dichiarazione di voto, avevano già espresso dichiarazione di voto, consiglieri Caccamo per il PD, Cerquoni per Fratelli d'Italia, Lozzi 5 Stelle, Matronola Forza Italia, Benassi SEL. Queste erano le dichiarazioni di voto già espresse nella precedente seduta. Allora, credo che 1, 2, 3, 4, 5, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passo alla votazione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Quindi passiamo alla votazione. Ripeto, espressione di voto sulla mozione sicurezza sui luoghi di lavoro. Allora, chi è favorevole? Gugliotta non si vede. Sì, sì.
Chi è contrario? Chi si astiene? Ma mica adesso, da un po' che non hai capito. La colpa è tutta nostra. Allora, presenti sono 16. Allora, scusa. Presenti 16. Maggioranza 9. I voti favorevoli sono stati 7. Quindi l'atto non è approvato. Allora, passiamo al punto numero 3, mozione a firma sensi dell'articolo 58, sempre lavori urgenti, scuole municipio settimo, a firma dei consiglieri Coia e Lozzi. Chi presenta la mozione? Consigliere Coia, prego. Buongiorno a tutti. E io penso che sia evidente a tutti i commissari della Commissione Scuola la situazione in cui versano le scuole del territorio. Insomma, Nido L'Aquilone ha chiuso, per fortuna in questo unico caso si sono trovati i lavori per poter intervenire d'urgenza dopo che sono stati sbloccati in ragioneria, ma questa mozione nasce prima che fossero sbloccati. E analogamente al Nido L'Aquilone ci sono altre situazioni di pericolo, vedasi anche la scuola Giuseppe Verdi, e altri interventi urgentissimi che, se non verranno posti immediatamente in essere, potrebbero portare a situazioni di pericolo ancora più grave, a situazioni di impegno economico ancora più grave. Per questo motivo noi abbiamo chiesto in data febbraio, e per noi era urgente, poi è stata calendarizzata oggi, di poter intervenire urgentemente, quindi che il Consiglio si esprima possibilmente unanime per chiedere alla Presidente di intervenire urgentemente per lo sblocco di questi fondi e per gli interventi almeno urgenti, perché la situazione scuola lo richiede. Quindi l'appello che facciamo a tutti i commissari è che uniti ci impegniamo per far presente alla Presidente di muoversi in fretta, perché potremmo incorrere in gravi situazioni di pericolo. Grazie. Grazie consigliere Coia. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Se non ci sono richieste di intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Che c'è, consigliere Cialli? Dichiarazione di voto? Allora, ci sono richieste, ricomincio da capo. Allora, ci sono richieste di intervento? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Per favore, per favore, io l'ho detto. Allora, scusate, allora siamo in votazione, ripeto, chi è favorevole? Scusate, stiamo votando. Per favore. Chi è contrario? Chi si astiene?
Allora, presenti 16, maggioranza 9, favorevoli 8, quindi non è approvato. Allora, passiamo al punto numero 4, mozione presentata sempre ai sensi dell'articolo 58, firma dei consiglieri Matronola, Lenci ed altri, avente ad oggetto via Spatola. Primo firmatario, consigliere Matronola, prego. Contrario, no, e quanti siamo? Quanti sono i firmatari? Via Spatola. Abbiamo fatto 10. La ritiriamo, presidente, se sono d'accordo gli altri. Pronto? Ok, è d'accordo. Presidente, ecco, non scherzi. Allora, e allora, presidente, la mano. La mandi al secondo punto, se è così gentile. E la discutiamo un attimo più là, c'ha problemi con i bambini, no? Deve discutere lei, e lei è stata la prima firmataria. Sei d'accordo, sì o no? Scusi. Allora, al secondo e al terzo punto. Dopo l'ultima mozione, prima dell'intervento. Non mi fai gli altri fatti. Sì, però presidente, mi perdoni, sta partendo, sto consiglio non è proprio, è proprio sgrammaticato. Allora, stare. Va bene, ok. No, visto perché che la spatola, aspetta. Calmo, calmo. Per favore, per favore. Mi voglio divertire. Allora. Dai. Allora, visto che via Spatola ne abbiamo trattato più di molte commissioni, visto che la penultima commissione si è parlato del georadar che doveva risolvere tutti i problemi perché qualcuno si era impegnato a risolvere i problemi tramite il georadar, visto che col georadar non hanno concluso un tubo, niente, adesso vorrei sapere gli uffici che cosa hanno fatto, perché i ponti rimangono chiusi, tutto rimane chiuso, i cittadini sono isolati. Allora, abbiamo speso 4.000 euro, 3.000, 4.000 per il georadar. Quali sono le risultanze del georadar? Che cosa ha detto? Chi è che interviene? Il municipio, la ditta che è stata spostata, dove i fondi sono stati spostati dalla manutenzione stradale per fare quel ponte, per fare quell'intervento. Chi è il responsabile di tutto questo caos? Non c'è nessuno, perché in commissione non si parla, in commissione vengono guardie nelle stelle, vedono se qualcuno scende da Marte, qualcuno ha continuato a dire tranquillamente, ma con il georadar riempiamo, leviamo le bolle d'aria, se ci sono le caverne le riempiamo, con che riempite? Che chiacchiere? Perché i ponti sono chiusi. E allora se lì è un problema via Spatola, non è soltanto il problema dei ponti, lì c'è un problema molto più a fondo che sarebbe il ponte che è troppo basso, che non riesce a far trapassare quell'acqua che arriva da molto lontano. Quindi quando arriva a quel ponte dove la CEA, qualcuno, non la so a chi ha dato la colpa, però ha permesso di fare un passaggio di un tubo restringendo il ponte di almeno 50 centimetri, e allora bisogna andare a trovare il responsabile. C'è un responsabile qua dentro, c'era un ufficio tecnico che ha seguito tutto quanto, sbaglio? Perché a questo punto, se vogliamo andare a fondo, allora ci vuole la denuncia. Se qualcuno ha dato l'ok al momento del passaggio di quella fogna, diciamo, perché è una fogna, credo che sia quella, della parte della CEA, il problema comincia a diventare grave. Sbaglio, signori consiglieri? Cadete dalle nuvole? Cadete dalle nuvole? Perché quando andrete adesso a via Spatola e andate in pompa magna e andate a dire noi siamo intervenuti, abbiamo fatto l'intervento col georadar, c'è Matronola che vi dice quanto è costato il georadar, che avete risolto col georadar, che vogliamo fare? Li apriamo o li chiudiamo sti ponticelli?
Si muove o non si muove il ponticello? Perché il problema è, c'è un ponte che non si sa quello che deve fare. Addirittura siamo arrivati a oggi che un ponte costruito 12-13 anni fa non si riescono a trovare i progetti. Cioè, siamo proprio, viviamo in un'altra dimensione. Un ponte costruito per il passaggio delle macchine e dei pedoni non si trova il progetto di costruzione. La colpa di chi è? A voi che fa così? La colpa di chi è? Di chi ha gestito il municipio? Io non volevo parlare, però questo municipio è amministrato purtroppo dalla vostra componente, dalla sinistra, da circa 20 anni. Quel ponte è stato fatto dentro i 20 anni, qualcuno è responsabile, o l'assessore ai lavori pubblici, o medici prima, medici dopo, medici terzo, o Fantino adesso, qualcuno deve sapere che cosa è successo, no? Perché non abbiamo il ponte? Domanda. La risposta che hanno dei cittadini sotto campagna elettorale. Perché la risposta non la sapete. È inutile che vai, è inutile che alzi la mano, perché la risposta non la sai. Se sai la risposta, sarai promosso consigliere. Se no, non andrà più a Morena perché te sparano. Per favore, come te pare. Consigliere Matrosa, la palla è a tutto il consiglio. Allora, non è Morena, che è? Scusa. Ah, perché c'è Morena Alta e Morena Bassa. Ma se ne vado. Scusate, per cortesia. Ma signor Ciancio, se ne vado nella sua città. Con per favore. Non vado in borgata a dire queste cose, signor Ciancio. Morena Alta e Morena Bassa. Ma che c'abbiamo i castelli romani nel nostro municipio? Ma lei mi parla, scusate. Forse si sta sbagliando. Per cortesia. Si sta aiuto. Sbagliando con per cortesia. Alto e Vermicino Basso. Morena è unica. È bassa. Non ho capito la domanda. Non ho capito la... Scusate. C'ha ragione, un po' di contegno. Io sto parlando a tutto il consiglio, però mi risponde sempre lo stesso consigliere. Scusi, quando un consigliere mi dice non è Morena, uno che è andato a Morena e è andato a fare campagna elettorale, ma quando ci ritornerà sotto campagna elettorale, io mi auguro che questo video funzioni, che qualcuno lo vedrà di Morena e dirà non è Morena. Significa che abbiamo distratto i cittadini, magari quelli di Morena pensavano di essere di Morena, invece magari sono di Vermicino. Basso, perché stiamo bassi. Allora dico questo, purtroppo questa mozione non è che chiedeva molto, io la volevo ritirare perché le notizie sono frammentarie, le notizie sono molto frammentarie, frammentarie e forse più che frammentarie non si sa quello che è successo dopo. La stessa commissione lavori pubblici non so cosa abbia deciso, che cosa abbia detto, mi dispiace, in quella commissione non c'era l'assessore competente, però può succedere che magari è preso da altri impegni istituzionali e quando si tratta dei ponti che stanno crollando c'è un problema, succedeva anche a me, quando non sapevo rispondere avevo altri impegni istituzionali, però può succedere. Io magari chiederei se fosse possibile, signor Presidente, le chiederei se fosse possibile di avere una risposta dall'assessore Morgia, visto che oggi è venuto qui, magari tutti i cittadini potranno sapere quello che veramente sta succedendo a Morena Alta, con l'alta marea, l'alta morea, perché questo è perché può succedere, e così magari quelli di Morena Bassa sono un po' meno preoccupanti, perché quelli alti stanno tranquilli, sono quelli bassi che stanno soffrendo gli allagamenti. Allora gradirei, se magari sospende un attimo il consiglio, se ascoltiamo l'assessore Morgia, può succedere, dopo i vostri interventi può succedere che l'assessore ci venga a riferire o ci riferisca, senza bugie, verità, vera verità. Pane al pane, vino al vino, la consigliatura sta finendo, non raccontiamo stupidaggini, diciamo le verità. Se ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non abbiamo il progetto, ci sta una bolla d'aria sotto che impedisce tutto, però cerchiamo di capire, perché quello che ho capito io pare che
La prima commissione che si è riunita aveva detto chiaramente che dopo un intervento col georadar la stessa ditta sarebbe intervenuta qualora avesse trovato una bolla d'aria sotto al ponte o una caverna, sarebbe intervenuta con il riempimento. Io ci ho avuto un po' di perplessità perché riempire una caverna sotto un ponte, però tecnicamente non ho parlato, parlavano i tecnici e quindi mi sono astenuto da commenti. Adesso quello che le chiedo assessore, visto che questa è un'occasione per lei e per lei di parlare, per noi di ascoltare e sapere, se il presidente le concede almeno 5 minuti, non di più, signor presidente, perché sennò diventa lunga, all'assessore ai lavori pubblici Morgia Francesco la facoltà di delucidarci su quanto è stato fatto e quanto sarà fatto. La ringrazio. Grazie consigliere Matoni. Allora, apriamo la discussione. Grazie. Chi vuole intervenire? Consigliere Ciancio, prego. Mi scuso consiglieri che ho chiamato Morena Alta o Morena Bassa. Io ho percorso la via Tuscolana perché mi sono infilato sulla via Spadola, dove il ponticello è ammalorato, però ho partecipato a tutte le commissioni dove lei, caro consigliere, si è Ciancio, espresso... Consigliere Ciancio, per favore, parli a tutto il consiglio, non in riferimento a un singolo consigliere, per cortesia. Io volevo solo segnalare che qualche consigliere, forse chi mi ha preceduto, era molto favorevole al fatto che si utilizzasse quel tipo di rilievo georadere per individuare. E alla fine della commissione si è permesso di dire: perché vuoi rallentare il processo di lavoro che si sta avviando, altrimenti non si farà mai più. Io ho detto: guarda, purtroppo non è quello il processo per individuare se sotto ci stanno le buche. Io mi auguro che l'assessore possa dare risposte concrete rispetto al problema che c'è lì. Ma se lei fosse stato in commissione la seconda, i dubbi sarebbero stati sciolti, perché... Ma non è, scusa, consigliere Ciancio, glielo ripeto per l'ennesima volta, non è un dibattito fra lei e il consigliere Matronnola. Parla tutto il consiglio. Io informo il consiglio. Per cortesia. Io voglio informare. Per favore. Io voglio informare il consiglio. Per favore. Che c'è un problema di frontisti, che la strada è aperta e ancora non è stata acquisita dal Comune di Roma, che l'intervento può essere fatto solo totalmente dal comune quando la strada sarà acquisita dal comune. Diversamente i frontisti hanno l'obbligo di o consorziarsi per fare i lavori, o diversamente, come ho detto io, è importante che il comune faccia subito sua e l'acquisisca al patrimonio del comune. Questo è quello che in commissione ci è stato riferito dagli uffici. Allora, su questa risoluzione naturalmente noi speravamo tutti che ci potesse essere un intervento rapido. Hanno portato le foto, le abbiamo visionate tutti quanti, ci siamo accorti che effettivamente le spalle del ponte sono cedute. Quindi è un ponte in tavelloni che deve essere, ma non voglio fare la parte dell'assessore, perché l'assessore c'è stato molte volte su nella via, per cui io, siccome sono stato citato, quale quello che vuole rallentare il processo di esecuzione, perché dicevo che il geodadar non deve essere utilizzato, che non dà certezze, io per me l'intervento va fatto comunque se i tecnici lo ritengono idoneo, ma non è l'intervento che costa 4.000 euro che può dare la risposta certa rispetto alle cavità sotterranee che ci stanno sulle strade a monte e a valle. Ecco perché mi sono permesso di dire alto, perché la parte alta della spalletta che sta in corrispondenza di via Tuscolana, quella è ceduta completamente, e quindi bisogna fare un intervento e mettere insieme le proprietà per raggiungere o fare dare le indicazioni che gli uffici hanno dato, o si consorziano. Chi è responsabile del ponte? Per cortesia. Qui
Consigliere Madonna, per cortesia, per favore, prego, consigliere Ciancio. Io concludo nell'invitare a fine consigliatura di avere un po' di buonsenso, perché le cose vanno fatte studiando bene il problema. E allora, come quella situazione, ce ne stanno tante altre. E quindi o si acquisisce o il prefetto prende in mano la situazione, perché è l'unico che può utilizzare uno strumento repressivo nei confronti dei frontisti e del Comune di Roma è il prefetto. C'erano tutti in commissione e l'hanno visto perfettamente. Questo è quanto hanno detto gli uffici. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Stelitano, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. No, solamente per portare che non volevo che oggi pomeriggio questo consiglio parlava dei consiglieri, permettiamo di fare una mozione. Questo problema è dal 12 febbraio ultimo scorso, febbraio, marzo, aprile. Io non lo so se è pensabile che un quartiere, un territorio messo male, partito male, permesso a qualcuno di costruire sopra un fosso. E vabbè, era la scorsa prima Repubblica, erano gli antichi romani, non lo so, che permettevano, perlomeno i ponti degli antichi romani ancora sono in piedi. Chi doveva controllare non ha controllato, però in due mesi un banale ponticello che permette a bambini disabili di non poter andare a scuola per un mese, quel ragazzo non poteva uscire perché da una parte era bloccato, da un'altra era bloccato, perché un cittadino è passato, ha visto una crepa, ha chiamato i vigili del fuoco e lì doveva essere intervenuto subito il municipio, subito informare il SIMU. Ci siamo interessati così a titolo di rapporti umani, non di rapporti istituzionali. Adesso qualcuno riuscirà a dire io ho scritto, io ho fatto, però sono passati due mesi, hai scritto, hai fatto a chi? Qual è la risposta? Allora io mi domando e dico, speriamo che nella prossima consigliatura queste figuracce che abbiamo fatto con dei cittadini che meritano rispetto, perché i cittadini di Piazza dei Consoli sono uguali ai cittadini. I cittadini di Piazza dei Consoli, dove è stata fatta un bel parcheggio. Via, bravo consigliere, lei non ha mai avuto ragione, ma stavolta tiene torto, come diceva un amico mio. Allora, perché lei ha sempre torto, consigliere Madrona. Però bisogna riconoscere che ci siamo interessati, abbiamo spento soldi per fare una cazzata di parcheggio e invece siamo intervenuti in maniera grintosa e attiva, veloce, per risolvere un problema nella periferia, dove una volta il centro-sinistra era il primo partito, nelle periferie! E adesso invece noi andiamo a fare cose eleganti, per carità di Dio. Io la cravatta nuova me la compro se prima mi sono comprate le scarpe. Non è che mi compro prima una bella cravatta di 200 euro e vado con le scarpe rotte, perché c'è qualcosa che non funziona. O sono scemo, e anche può essere, oppure la politica, mia moglie che non è, mi fa vedere che ci sono degli errori. Perciò io quello che voglio dire a chi doveva intervenire, non c'è neanche modo di citarlo, perché poi qualcuno risponde, sì, io ho scritto. Sta gente che scrive, la politica non è di scrivere solamente, la legge si va applicata, chi scrive interpreta. Allora, la mia preghiera a lei Presidente del Consiglio, non facciamo più questi consigli. Evitiamo, perché ormai alla fine, a due giorni della consigliatura di oggi pomeriggio alle 3, che ci ha fatto
no? Perché i cittadini ci hanno votato e abbiamo diritto di voto e dobbiamo rispettare il Consiglio. Però potevamo farlo questa mattina, potevamo coinvolgere, non so, voi capigruppo, perché fate i consigli alle 3 di pomeriggio? O facciamolo alle 4, alle 6, dove vengono tutti i cittadini che non lavorano, perché alle 6 permettiamo ai cittadini di venire in aula e di dire, e non ci si dobbiamo aver paura di affrontare i cittadini, perché i cittadini ci fanno riflettere, ci danno la possibilità di stare in quest'aula. E chi non è all'altezza di stare in quest'aula è pregato di abbandonarla. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lozzi, prego. Allora, mi trovo in estremo imbarazzo a parlare, come dice il consigliere Seridano, dopo 2 mesi su una mozione che in teoria sollecita l'intervento degli uffici. Gli uffici sono 2 mesi che cercano di capire qual è la situazione, ma la cosa più grave è che in questa situazione ci sono la maggior parte delle strade del nostro municipio, perché con il discorso di essere private aperte a pubblico transito ancora non c'è ben coscienza, nel caso in cui accadano cose così serie, chi debba intervenire, come e con quali strumenti. Quindi la problematica va molto in là rispetto a Via Spatola, che è l'emergenza del momento. Purtroppo di emergenze potrebbero trovarcene molte di più alla prossima consigliatura, perché le strade, soprattutto quelle nell'extra gra, che non versano sicuramente in buone condizioni, potrebbero, chi più chi meno, nel breve periodo trovarsi tutti nella stessa situazione e noi come uffici incapaci di dare risposte. Ma incapaci di dare risposte perché a volte le risposte non ci sono. Non ci sono perché non ci sono normative certe, perché noi viaggiamo con normative o con decreti regi del 18, perché quando parliamo di consorzi stradali stiamo parlando di normative di quasi 100 anni fa e che forse ad oggi non sarebbero neanche così funzionali neanche per Via Spatola, perché probabilmente con un transito aumentato rispetto agli ultimi anni e con il passaggio di mezzi pesanti, se anche i cittadini decidessero di consorziarsi, poi dovrebbero assumersi la responsabilità di una manutenzione che forse non è alla loro portata. Quindi probabilmente servirebbero delle riforme normative a pieno carico, nel senso capire qual è la situazione attuale di questa società, quali sono gli strumenti ancora funzionali tra quelli messi in atto negli ultimi 80 anni da questa amministrazione, che probabilmente vanno aggiornati. Perché una volta che decidiamo di prendere in carico Via Spatola per poter sopperire noi agli interventi, poi rimane ad esempio il problema di Via Schiavonetti, è una grandissima arteria viaria nell'extragra ancora non presa in carico, che sta mano a mano degradando, mano a mano abbassiamo il limite di velocità, interdiciamo il passaggio ai mezzi, ai motocicli, poi piano piano la chiuderemo e così andremo avanti con tutte le strade di questo quartiere. Quindi penso che il primo intervento, oltre a tappare il buco dell'emergenza e quindi liberare quel quartiere da quella situazione così di disagio, sia intervenire normativamente per capire chi può manutenere le strade di questa città, quali hanno un senso che rimangano ancora in carico ai privati e quale invece questa amministrazione si debba assumere la responsabilità di manutenere. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, non so se l'assessore voleva brevemente. Prego assessore. Signor Presidente, consiglieri, brevemente è un po' difficile, però cerco di sintetizzare al massimo quello che è stata l'azione del municipio, degli uffici municipali, mia personale rispetto a quella criticità. Io ho apprezzato molto gli interventi di taluni consiglieri che richiamavano a una sobrietà rispetto al dibattito politico, vista la vicinanza delle elezioni. Io credo che questo giovi a tutta la politica, perché affrontare i temi dal punto di vista della concretezza e della loro difficoltà, come da ultimo parlava anche la consigliera Lozzi, ma così come prima il consigliere Ciancio, rispetto al quadro normativo di riferimento dell'ambito di cui noi andiamo a trattare. Via Spatola, ahimè, i ponticelli sono, come dire, la cartina al tornasole del problema più grosso, che è quello di una edilizia spontanea nata a ridosso del fosso dell'Incastro, Botte di Sant'Andrea.
che creano anche allagamenti a quelle abitazioni, e non solo per la questione dei ponticelli. La normativa di riferimento rispetto alla proprietà delle strade, come qualcuno richiamava, è che non sono strade prese in carico dall'amministrazione comunale. Siamo in una situazione anche rispetto alla legge del 1904 che regola la manutenzione dei fossi, in cui anche i frontisti sono chiamati in prima persona a dover farsi carico di alcune criticità che vengono e si appalesano rispetto alle esondazioni degli stessi. E questo, ahimè, non avviene, e noi cerchiamo, con tutte le difficoltà del caso, di venire incontro alle esigenze di questi cittadini. Tenete conto che in quell'ambito recentemente, attraverso notevoli sollecitazioni mie e degli uffici, il Dipartimento SIMU per la prima volta lo scorso anno erano stati appostati dei cespiti all'interno dei capitoli di spesa del Dipartimento SIMU. È stato possibile fare degli interventi di pulizia degli alberi del fosso che speriamo possano attenuare i disagi qualora vengano a verificarsi delle piogge molto intense come nel recente passato, ahimè, sono avvenute. Questo per capire il quadro. Sulla questione di via Spadola ci sono state alcune cose dette, alcune cose. Intanto vorrei precisare che io non sono stato mai invitato in commissione. Dopodiché, ma non è, però mi perdoni, però per cortesia, però non, per cortesia, non giochiamo per a cortesia. Fare la melina. Se c'è un'esigenza politica dell'intervento dell'assessore, come tutti quanti sapete, lo si manifesta. Questo non è mai avvenuto, ma questo non lo prendo come una cosa contro me, anzi, gli uffici, devo dire, in questo caso, insieme a seguito di due interventi dei vigili del fuoco, uno del comando di Frascati e uno del comando di Scribonio Curione del Tuscolano, hanno interdetto il passaggio dei due ponticelli, creando non moltissimi disagi alla circolazione, ma mantenendo la possibilità di un passaggio, anche se lungo, all'interno di quell'area, tranne negli ambiti circoscritti dell'interdizione del passaggio attraverso via Pazzano. Questa è stata una preoccupazione di cui subito ci siamo fatto carico insieme agli uffici, e che la Polizia Municipale ha recepito anche attraverso alcuni accorgimenti, qualora se ne rende necessario, che mettano in sicurezza la viabilità. Sulla questione dei ponticelli, i ponticelli sono due. Allora, la questione della bolla d'aria, mi perdonerete, non so chi l'ha fatta circolare, ma non risulta personalmente che ci sia nessuna, e non si è mai fatta un'ipotesi da bolla d'aria. Allora, i ponticelli sono due: uno, quello verso via Tuscolana, in mattoni, ha una sua stabilità. Ahimè, succede sempre più spesso, qualcuno di voi lo ricordava, che a fronte di una esposta sollecitazione da parte dei cittadini, gli organi preposti ai controlli, siano essi i vigili del fuoco, la polizia municipale che chiama i vigili del fuoco, non assumendosi responsabilità, chiudono e poi si ne die. Questa è la situazione, noi lo leggiamo ogni giorno sui giornali e succede sempre più spesso. Nessuno si assume una responsabilità, forse giustamente, di un approfondimento immediato sulla questione, che poi ha il suo iter. Allora, ripeto, il ponticello verso via Tuscolana è un ponticello in mattoni che dà dei problemi sul fosso. Perché? Perché il passaggio di condettura c'è, mi perdoni consigliere Madrona, sono lavori che, da ricerche fatte al Genio Civile, poi gli spiego perché al Genio Civile, no, gli spiego, gli racconto, ci mancherebbe, non c'è niente da spiegare a nessuno,
risale sicuramente prima degli anni 2000, sicuramente, perché fino al 2000 è stato controllato. Perché questo? Mi perdoni, prima degli anni 2000, perché fino agli anni 2000 non si è trovato nessun atto neanche al genio civile sulla costruzione dei due ponticelli, sulla cosa. Aspetta, fino al 2000 sono stati controllati e stiamo facendo accertamenti a ritroso negli anni precedenti per cercare di capire anche da un punto di vista materiale chi ha fatto quegli atti, perché quei ponticelli, perché non sfugge a nessuno che se gli ha fatti la CEA, è chiaro che è alla CEA che bisognerà chiedere conto eventualmente di un ripristino. Quel ponticello, dico, verso via Tuscolana, oltre alle presunte, perché io non sono un tecnico, criticità di stabilità, ha sicuramente il problema che nella luce che del fosso è percorso da condutture della CEA della Fogna che riducono sensibilmente la luce. Questo fino a qualche anno fa non dava problemi, ma da qualche anno comincia a dare problemi per quello che ci siamo detti e con i fenomeni di allagamento che ci sono stati a via Staletti, a via Fabrizia e quant'altro. Mi perdoni, quant'altro. Questa è la situazione. L'altro ponticello in cemento armato, e per questo la ricerca è stata fatta al genio civile, è quello che rispetto alla spalletta ha visto un'erosione sulla spalletta che ha preoccupato i tecnici dei vigili del fuoco e che quindi hanno pure quello interdetto. Cosa, a che punto siamo arrivati? Io mi permetto molto sommessamente di dire che rispetto alle questioni poste della mozione siamo molto più avanti, fortunatamente, sicuramente voi ne siete anche a conoscenza, perché gli uffici non hanno nessun problema a spiegare quello che stanno facendo. Si sono fatte le indagini giornaliere per capire se l'erosione che ci è avvenuta sulla spalletta del ponticello in cemento armato era dovuto a qualche cedimento, a qualche cavità ipogea che lungo tutto il percorso della strada poteva essere presente. Questo non è, per cui l'intervento dovrà essere rivolto principalmente ai due ponticelli per cercare di superare questi problemi. Quindi, assodato che i ponticelli sono molto più che maggiorenni e insomma bisognerebbe cercare di trovare qualcuno insomma, in grado di spiegare e di capire chi all'epoca insomma, stava nelle condizioni di dover svolgere, ma è il proprio lavoro, ma io credo che l'abbiano fatto tutti, insomma, poi ogni opera è figlia del tempo in cui è stata fatta. Ma lì il problema è che per riaprire i ponti, ahimè, e questo lo do come informazione... Solo c'è un minuto, eh? Io posso pure... lo diceva, credo, il consigliere Ciancio, nel momento in cui c'è un blocco, un'interdizione da parte dei vigili del fuoco, è solo attraverso una perizia sottoscritta da un professionista che si può riaprire quel ponte. Questo è stato richiesto da parte dell'amministrazione degli uffici, di più gli uffici hanno anche fatto una richiesta rispetto a società che sono come dire pratiche della opere in cemento armato di fornirci, e quindi collegate con ANAS e con autostrade e quindi di quel livello lì, di fornirci un preventivo di spesa per capire incontro a quale tipo di intervento e di spesa dobbiamo fare. Le buste sono arrivate in questi giorni, gli uffici stanno approfondendo le valutazioni e sulla scorta di queste valutazioni cercheremo di capire e come intervenire nel più breve tempo possibile, tenendo conto, io sorrido diciamo alle intemperanze o alle valutazioni legittime rispetto a meglio quello o meglio quell'altro, ma che possono superare di gran lunga
il centinaio di migliaia di euro, e quindi non è una cosa di poco conto o banale, perché altrimenti quelli sicuramente molto più bravi di me negli anni passati magari avrebbero risolto il problema e non avrebbero aspettato questa consigliatura. Grazie. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola, Forza Italia, prego. Naturalmente noi siamo favorevoli, voglio rispondere solo all'assessore. Sì, belle parole assessore, però qualcuno non ha mai controllato la criticità di quel ponte, è stata controllata soltanto all'ultimo quando si è creata il vero pericolo e pertanto è stato chiuso dai Vigili del Fuoco. Come dice lei, viene da molto lontano quel ponte, viene da prima del 2000, ho capito, però io ho ripetuto... Ma io ho ripetuto che dal 2000, forse dal 97-98 c'era il centro-sinistra, non è che sto dicendo centro-sinistra o centro-destra, però lei c'è stato dal 2000, 2001, 2006, 2008, 2015, purtroppo c'è stava di voi a governare questo municipio, non c'ero certo io, quando il ponte era critico, non è che all'improvviso il ponte è stato chiuso così da oggi al domani, c'era un problema che veniva già da prima e nessuno purtroppo ha controllato, e non è che andiamo a fare le passeggiate come ci sono andati a fare la passeggiata. Per rispondere poi, ecco perché sono favorevole anche questa, anche se è superata, al consigliere che mi ha preceduto, i frontisti hanno sì il dovere di pulire il fosso, i frontisti, ma per quanto riguarda e concerne la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, io voglio sapere all'interno di questo municipio gli organi preposti se si sono mossi, se hanno richiesto l'intervento al consorzio, perché soltanto il consorzio poteva intervenire per la pulizia di tutto quanto il fosso a livello straordinario. Il consorzio è stato interpellato, ha detto se a noi non ci chiamano il municipio, il presidente o i vigili, noi non interveniamo. Qui nessuno ha chiamati e io l'ho fatto rimettere anche a verbale, consigliere Ciancio, se lei si ricorda, il consorzio è l'unico organo preposto dell'agro romano, è l'unico consorzio preposto all'intervento sulla manutenzione straordinaria. Che poi la manutenzione ordinaria venga attribuita ai frontisti, beh, ma quando mi arriva dai castelli romani, confluiscono 20 canali su un unico canale, viene giù di tutto e di più, vengono giù pure i botti a momenti, i frigoriferi e le macchine, per di tutto, io frontista, perché ho costruito abusivamente e mi hanno concesso poi la sanatoria, perché pure lì il problema, adesso doveva la macchina dentro al fosso, doveva il frigorifero dentro al fosso, e che ci ho buttato io il frigorifero? Forse il frigorifero dovrà qualcuno che ce l'ha buttato, che viene dai castelli romani, che sta mondezza viene tutta dai castelli romani. O sbaglio, signor assessore? Vabbè, quindi il voto è favorevole. Ecco. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio per il PD. Grazie Presidente. Il Partito Democratico, visto che, come ben sa il consigliere che forse si candida ad amministrare tutto l'intero territorio del municipio, però non ricorda bene che il consorzio non esiste. Quindi il Partito Democratico si astiene, perché naturalmente gli uffici hanno iniziato l'iter, una dietro l'altra. L'iter per, secondo me non è andato per formulare. Se lei mi fa a finire, Presidente. Ma uno che dice una stronzata. Consigliere Madrona, siamo in dichiarazione di voto. Per cortesia. Per favore. Ma io non ho parlato. Consigliere Madronola. Consigliere Madronola, siamo in dichiarazione di voto, per cortesia. Lui dichiara quello che vuole dichiarare, per favore. Consigliere Madronola, per cortesia. Faccia rispondere. Dice allora, che è un candidato. Che consigliere Madronola, per favore. Consigliere Madronola, la devo richiamare? Devo uscire. No, adesso la richiamo all'ordine. Allora, consigliere Ciancio, per favore. Di voto, per favore. Sibile, tu sei passicci. Per favore, così, ma no, per favore, ognuno si assume le proprie responsabilità, prego. Ma che stai a dire? Scusa,
Presidente, sospende il consiglio, per favore. Per favore? No, non parte, non parte. Grazie. Volevo solo fare delle semplici puntualizzazioni rispetto a delle affermazioni e giustificare un voto d'astensione. Gli uffici hanno iniziato il lavoro. L'unica cosa che ho... Fine, mi faccia finire! Ha capito, mi faccia finire! Per favore! Consigliere Maggiore, la richiamo di nuovo all'ordine, adesso la spero dall'aula. Allora, consigliere... Consiglio sospeso! Consiglio sospeso, 5 minuti, per favore! Allora, prego Ciancio di fare la dichiarazione di voto per il PD. Di terminare. Naturalmente il PD si astiene rispetto alla votazione di questo atto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Microfono per cortesia. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Prima di passare alla votazione sostituisco il consigliere Matrona, la quale scrutatore, con il consigliere Carloni. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 3 voti a favore, 8 astenuti, la maggioranza era 6, quindi l'atto non è approvato. Passiamo all'ultima mozione, firma della consigliera Cercuni, indirizzi politici, affidamento di servizi vari a favore delle persone accolte nei villaggi di Roma Capitale. Prego, consigliera. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. La mozione è una mozione presentata... C'è ancora, buongiorno a questo tempo, un po' dura. Buon pomeriggio, ha ragione pure lei che sta un po'... Sarò molto breve, anche perché è una mozione che va avanti dal 25 febbraio, quindi sono passato un mese e mezzo. È una mozione che chiede il ritiro di una determinazione dirigenziale sull'affidamento dei servizi, come diceva, per accolte nei villaggi di Roma Capitale. Parliamo quindi di un bando da 5 milioni di euro per quanto riguarda la manutenzione, la formazione, la gestione sociale, gli interventi di manutenzione, il servizio di vigilanza all'interno dei campi Rom. A me, devo dire la verità, leggendo, e l'ho letta tutti, spero l'abbiano fatta anche i colleghi consiglieri, tutto il bando di gara, mi sono accorta che ci sono dei passaggi veramente poco chiari, al di là del fatto che io ho sentito molto spesso in consiglio dire che il mantenimento in vita dei campi Rom è contro le direttive europee, così è, direttive europee che ci chiedono la chiusura dei campi Rom, ma soprattutto quello che mi lascia sconcertata è in realtà la frase che voglio riportare testualmente, che ci chiede la regolarizzazione e il rafforzamento di attività professionali preesistenti e contraddistinte da carattere economico informale. Allora, la mia domanda è: cosa significa carattere economico informale e attività professionali? Cioè, io vado a raccattare nei cassonetti o reperisco oggetti non si sa in quale modo, magari qualcuno lascia una borsa, troviamo una borsa per strada, rivendiamo quello che abbiamo trovato e queste specie di mercatini vengono regolarizzati. Allora, partiamo dal presupposto che
molto spesso purtroppo le forze dell'ordine sono andate a reperire, a ritrovare oggetti rubati all'interno dei campi Rom. Permettere la regolarizzazione e il rafforzamento di attività professionali a carattere economico informale in Italia vorrebbe e si dovrebbe chiamare ricettazione, perché se un cittadino italiano o un qualsiasi altro cittadino vende un qualcosa che si presuppone sia stato rubato, viene accusato di ricettazione. Io ringrazio i consiglieri che pongono attenzione riguardo a riguardo all'argomento. Consigliere Tutino, io la ringrazio perché sono sicura che ha studiato benissimo la mozione e quindi non le interessa quello che ho da dire. Eppure è abbastanza importante, visto che poi noi in municipio continuano imperterriti, visto che noi non lo so se lo so se non stiamo seguendo, non si preoccupi. No, però è anche rispetto, perché questo vale per tutti. Prego. Lo chiedono, io l'ho sempre dato. Prego, prego. Non mai di spalle. Vado avanti. Detto questo, io ho notato veramente tante incongruenze. Vi faccio un esempio: vengono disposte delle borse lavoro di 400 euro mensili esclusivamente a favore degli abitanti dei campi Rom. Allora io mi chiedo, come può essere possibile una cosa del genere? Io me lo sono chiesto, perché voglio dire, c'è una discriminazione al contrario, cioè io italiano, io ragazzo che ho studiato e devo essere inserito nel mondo del lavoro, per accedere a questi fondi non lo posso fare perché devo essere all'interno di un campo Rom. A me sembra abbastanza allucinante come proposta. Credo che le scelte che sono state fatte riguardo alla procedura di gara, e parliamo di 5 milioni, lo voglio ribadire, per il semplice fatto che noi spesso in municipio ci troviamo ad affrontare delle problematiche e sentiamo gli uffici dirci non abbiamo fondi. Allora il problema è semplice, non è che noi non abbiamo fondi, è come si decide di spenderli questi fondi. Se decidiamo di mettere 5 milioni sui campi Rom e sulla gestione di campi che devono essere chiusi, perché questo ci chiede l'Europa, ovviamente noi poi sulle scuole non li abbiamo, per le buche non li abbiamo, per la manutenzione del verde non li abbiamo. Queste sono decisioni ed è discrezionalità politica. Allora quello che mi preme, insomma, e chiudo, ribadire è che si tratta di soldi completamente buttati, perché abbiamo visto che proseguire con questo modello di integrazione non ha portato alcun tipo di frutto. Pertanto chiedo il ritiro, e Fratelli d'Italia chiede con la mozione il ritiro della determinazione dirigenziale 4377, che riguarda appunto l'emanazione di questa procedura aperta. Dico un'altra cosa, io prima ho sentito, e questo lo voglio ribadire, il problema di affrontare gli argomenti a fine legislatura. Non si tratta di affrontare gli argomenti a fine legislatura, è che se uno li deposita 2 mesi fa e poi vengono portati dopo 2 mesi, in qualche modo devono essere discussi, anche perché a maggior ragione sotto elezioni si deve sapere, i cittadini hanno il diritto di sapere come la pensa il PD, come la pensa il Movimento 5 Stelle e come la pensa tutta l'opposizione riguardo alla gestione di fondi pubblici e come decidiamo noi di gestire i soldi che molti dicono che non ci sono, che invece ci sono e che destiniamo ai campi Rom. Grazie. Grazie a lei. Allora, consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Il tema è effettivamente molto importante, però è stato, come spesso accade, non all'altra parte, diciamo, della staccionata, come spesso ci può accadere, è stato preso da un lato totalmente sbagliato, involontariamente. Ovvero, anzitutto non si tratta... primo fattore, abbiamo già votato su questo. Mi domando e ci domando anche alla Presidenza del Consiglio, agli uffici, se avendo già votato su questo, esattamente per richiedere il ritiro dello stesso atto, abbiamo votato con ordine del giorno collegato all'approvazione del bilancio ed è stato approvato, quindi abbiamo fatto la stessa già esatta richiesta, se
e lo chiedo anche alla consigliera, se ha senso rifare con articolo 58, che non per sua responsabilità arriva dopo, la stessa richiesta con dunque un documento di valore inferiore, perché è stato già votato esattamente da questo consiglio la stessa esatta richiesta con ordine del giorno collegato al bilancio. Passando poi al e quindi questo chiedo. Scusate, per cortesia. È molto facile, esattamente il giorno della discussione del bilancio, che non ricordo perché era ordine del giorno collegato al bilancio, che si presenta nello stesso giorno del bilancio. Detto ciò, stando al merito, sono giustissime alcune cose che ha detto la consigliera e le condivido in toto, a partire dal fatto che i campi Rom rappresentano, o meglio i campi di concentramento etnico per soli Rom, gli ultimi campi di concentramento costruiti in Europa, rappresentano oggi la vergogna assoluta umanitaria ed economica di Roma e vanno superati attraverso un'integrazione che non c'è stata. E nel merito del documento che ripeto e domando agli uffici se da questo punto di vista sia da una parte ammissibile e dall'altra se sia diciamo opportuno al Presidente del Consiglio, nel merito devo notare alcune cose. Un altro elemento secondo me di non ammissibilità, questo mi permetto di dirlo anche a livello giuridico, espressioni quali e che denotano la differenza invece dal documento che fu approvato in questo stesso consiglio, espressioni quali infestato, cioè che la città è infestata da queste attività, la città è infestata dai SUC, poiché di disinfestazioni etniche credo che ne abbiamo già vissute in questa città e in Europa, ne stiamo vivendo ancora a di domeni, ma sono proibite dalla nostra Costituzione. Ritengo, e qui mi rivolgo direttamente invece al Presidente del Consiglio, sull'ammissibilità di tali espressioni all'interno di un atto di consiglio che comunque arriva in consiglio e quindi ove sia considerata ammissibile la discussione su qualcosa su cui abbiamo già votato, se sia ammissibile nel documento parlare di disinfestazione di queste, diciamo, delle attitudini di alcuni fratelli molto molto più sfortunati di noi, in particolare dei miei fratelli Rom e dei nostri fratelli Rom. Forse questo non si è soliti dirlo sotto elezioni, io sono contento di dirlo sotto elezioni e sono contento, veramente felice Presidente, di non avere questo problema, di parlare dei miei fratelli Rom e del fatto che ritengo inaccettabile votare, ma anche portare al voto e considerare ammissibile un documento in cui ci siano queste espressioni. Ringraziando anche la presenza della Giunta e dell'assessore e naturalmente di Liberi TV, concludo così. Grazie consigliere Tutino, altri interventi? Consigliere Cercone, un attimo, aveva già parlato. Allora, altri interventi? Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Solo per ribadire quello che in realtà più volte quest'Aula già ha sostanzialmente detto, si è espressa in modo abbastanza chiaro sia sulla questione di uno dei più, direi, difficili campi chiamati oggi villaggi, non grazie a, diciamo, è cambiato il nome, purtroppo sono cambiate anche le situazioni all'interno di questo villaggio, che tutto è meno che un villaggio turistico.
E siccome questo consiglio, gran parte di questi consiglieri ha portato gli occhi dentro la barbuta, perché diciamo qualche tempo fa abbiamo fatto anche un sopralluogo, tante volte bisognerebbe veramente ragionare prima di diciamo scrivere anche degli atti che poi è ovvio hanno diciamo delle ricadute dal punto di vista politico e anche delle responsabilità che vanno però richiamate. È vero, ci troviamo diciamo di fronte a un bivio da un po' di tempo, nel senso che l'amministrazione di Roma Capitale ha definito una necessità quella di superare i campi Rom, lo ha fatto anche accogliendo le indicazioni dell'Europa, purtroppo oggi avviene così, insomma ieri ci hanno dato l'ennesimo rimprovero sull'applicazione della 194, quindi noi andiamo avanti a forza di rimproveri da parte dell'Unione Europea, prima o poi impareremo anche a arrivare prima dell'Unione Europea e quindi ad adeguarci a quegli standard europei di cittadinanza e di rispetto reciproco che caratterizzano un paese europeo. Questo per dire che il Comune di Roma ha accolto la strategia europea di inclusione dei Rom, Sinti e dei Camminanti e ha definito anche dei pilastri, che sono tra l'altro appunto quelli europei, per definire come si superano i campi Rom, perché poi, come abbiamo già detto anche in un'ultima occasione, che era quella appunto richiamata poc'anzi della discussione all'interno del bilancio e dell'ordine del giorno collegato, non è tanto, e leggo ancora sui giornali di qualche giorno fa che c'è sempre la stessa idea, e quindi restiamo praticamente in campagna elettorale, chiudiamo i campi Rom, ma io dico, ma ancora una storia, noi non ci ha fatto niente proprio. Cioè, il villaggio attrezzato la barbuta, che ospitava 300 unità, oggi ne ospita 600, perché una politica becera ha deciso che si chiudevano i campi Rom e non c'era una soluzione alternativa. Ma ancora non la facciamo finita. Quel collegamento Comune di Roma, allora governo nazionale, con un proliferare di fondi pubblici, ha portato ai villaggi attrezzati che oggi ospitano situazioni come quello della barbuta che sono inaccettabili dal punto di vista dei diritti umani. Allora, prima di portare nelle aule cose di questo tipo, a sfondo, diciamo, per essere carina, elettorale, inviterei a dire... Ma forse diciamo, abbiamo anche fatto il nostro, ci abbiamo pure provato a fare un piano nomadi che è stato inadeguato da tutti i punti di vista, forse ci fermiamo e ci guardiamo un po' intorno, invece si continua a perseguire la stessa strategia, cioè chiudiamo i campi Rom. Capisco che questo fa presa dal punto di vista elettorale, caspita se fa presa. Caspita se andare a dire alla pancia della gente che quelle persone rovistano dà fastidio all'occhio umano, caspita se questa roba non funziona. Il problema è che la politica non deve fare questo, perché se fa solo questo è populismo, è pure demagogia. La politica dovrebbe provare a trovare qualche alternativa, consapevole di dove è andata a finire, purtroppo, ahimè, con tutto un sistema che, come abbiamo visto, è esploso. Per fortuna, aggiungo io. Quindi, insomma, l'invito è, oltre diciamo, a renderci conto che poi qualche cosa è stata pure fatta nel nostro piccolo, ma soprattutto perché qua dentro abbiamo una responsabilità, no? Che è quello di vedere quello che ci succede intorno, e avendo noi un caso così eclatante come quello della barbuta, non potevamo, diciamo, non esprimerci in merito. Dopodiché è ovvio che abbiamo chiesto tutti al commissario Tronca di ripensarla questa DD. Tant'è che abbiamo voluto esprimere un nostro punto di vista in una discussione e dopodiché abbiamo detto attenzione, perché tra l'altro abbiamo anche ad oggi un'alternativa: casa, scuola, inserimento lavorativo, integrazione scolastica, vera, vera, alla luce di quello che abbiamo fatto, alla luce degli errori fatti, se siamo capaci ancora una volta di ripetere gli stessi errori e soprattutto di farci campagna elettorale, ma non per questo atto, perché l'abbiamo già visto nel 2008.
purtroppo così è troppo semplice. Allora, siccome invece oggi serve la serietà della politica e serve anche la serietà delle risposte che si danno, perché sono responsabilità forti per evitare che in questa città esplodano dei casi che abbiamo visto, e è troppo semplice anche lì cavalcare l'onda della violenza e mettersi sotto le questioni di, e mettersi sopra le questioni di Tor Sapienza e metterci dentro gli scontri con gli abitanti per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione di queste persone. In Europa sta succedendo qualcosa di più grande di noi, uno spostamento di milioni di persone. Allora, se la politica, anche al suo livello più basso, ma rappresentativo della democrazia di questo paese, è in grado di fare un lavoro su se stesso, fa un lavoro di serietà e ne beneficeranno anche i cittadini. Se invece pensiamo che rincorriamo la paura e la cavalchiamo, penso che facciamo un errore per i nostri territori e per la città di Roma. Grazie. Grazie, consigliere Vitrotti. Altri interventi? Chi è? Benassi? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, io di fronte a certi argomenti così complessi sono solito andare con i piedi di piombo. Il dibattito è assolutamente stimolante, credo che abbiano fatto bene i colleghi che mi hanno preceduto a ricordare comunque gli sforzi che ha fatto questo municipio in questi 3 anni per tentare di dare delle linee. Io dal mio punto di vista cito un fatto che mi è accaduto personalmente. Tempo fa ero in un centro commerciale di questo municipio e ho notato una ragazza che veniva nelle mie stesse scuole medie, faceva parte della sezione C ed era di etnia Rom, e ho visto che stava lavorando come promotore all'interno del centro commerciale, e ho pensato che in quel caso un ruolo molto importante di, vogliamo dire, integrazione, di inserimento, di inclusione, credo sia stato anche svolto dalla scuola, perché la scuola è anche un pilastro, secondo me, importante, che può dare un contributo per il superamento dei campi Rom, che secondo me a lungo andare poi generano una ghettizzazione che dobbiamo assolutamente evitare, con tutte poi le problematiche ad esso connesse. Detto questo, poi, dobbiamo anche fare a riferimento a dei dati che comunque sono disponibili, insomma, basta fare un po' di ricerche. Cioè, noi sappiamo che in Europa l'Italia ha una delle percentuali più basse di Rom presenti, è lo 0,25% sul totale della popolazione residente. Su 180.000 Rom e Sinti residenti nel nostro paese, soltanto 40.000 vivono in insediamenti formali e informali, che sono i cosiddetti campi, che corrispondono allo 0,06% della popolazione italiana. E inoltre il 50% dei Rom presenti nel nostro territorio nazionale ha la cittadinanza italiana. Quindi, secondo me, dobbiamo anche ripartire da dei dati reali per cercare delle soluzioni che siano ben ponderate e che non possono essere prese dal giorno alla mattina, diciamo così, in maniera incauta. Grazie. Grazie, consigliere Benassi. Altri interventi? Consigliere Coia. Come già detto da molti altri consiglieri, l'argomento è molto complesso e dispiace che poi venga usato in campagna elettorale per seminare l'odio. E l'immigrazione, famiglia, la paura dello straniero, la paura del diverso è qualcosa che può aggregare in modo sbagliato. Questo è purtroppo un modo di fare politica semplice e sbagliato. E i fondi, allora, il problema qual è? Bisogna andare a farle le cose. La strategia di inclusione e di chiusura progressiva dei campi Rom è un qualcosa che anche il Movimento 5 Stelle appoggia, però le consigliature che sono passate di destra e di sinistra purtroppo non hanno fatto nulla in tal senso, se non delle micro realizzazioni in alcuni comuni di Bologna e altre parti d'Italia. Esistono fondi europei specifici per questo, quindi non stiamo parlando di utilizzare un fondo destinato solamente a una particolare parte della popolazione, ma stiamo parlando di utilizzare un fondo specifico non italiano, europeo,
proprio pensato per questo scopo. Quindi diciamo, dire che questi fondi vengono distratti dagli italiani e usati per non italiani è sbagliato. E, questi fondi, anzi, dovrebbero essere utilizzati piuttosto che per fare la guardiania dei centri, non so come chiamarli, insomma, dei campi o villaggi che siano, e per fare, tra virgolette, finta integrazione, potrebbero appunto essere utilizzate per dei progetti di formazione lavoro, avviamento al lavoro e uscita da questa mentalità e per alcuni dalla schiavitù, perché dentro i campi ci sono schiavi e padroni, e questo bisogna tenerlo ben presente. È importante anche, come diceva il consigliere Benassi, bisogna conoscere le leggi, e molti cittadini purtroppo ignorano che la legge italiana dice che sono italiani quelli che rispettano lo ius sanguinis e non lo ius soli. Non è cittadino italiano chi nasce sul territorio italiano, ma è cittadino italiano chi è figlio di italiani, almeno un genitore italiano, oppure figlio di genitori apolidi. Questo succede molto spesso nei campi. Non è possibile risalire alla nazionalità dei genitori, per cui il figlio di genitori che non hanno nazionalità è italiano. Per questo motivo il 50% dei residenti rom sono italiani. Rom non vuol dire, purtroppo certe volte fa anche un po' sorridere, diciamo, l'associazione rom romeni, o potrebbe anche essere romani, insomma, come assonanza, insomma. Però è tutt'altra cosa, usciamo da questa mentalità che i rom sono diversi, a parte che poi ci sono anche i sinti, i camminanti, ci sono tantissime altre etnie che vivono sul territorio italiano, però non ho mai visto una, diciamo, mozione, lasciatemi dire la battuta, che voglia chiudere i campi svedesi, gli svedesi italiani residenti sul territorio italiano, insomma. Cioè, cerchiamo di essere seri, cerchiamo di fare proposte concrete, cerchiamo di parlare con una progettualità, cerchiamo di usare i fondi per le cose serie, per trovare soluzioni e non distraendoli verso altre cose che ci fanno male, come abbiamo visto e citava anche la consigliera Vitrotti. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Consigliere Cerconi, non ci sono altri interventi? No. Per favore, consigliere Cerconi, mi faccia parlare, che stia calma. Allora, non ci sono altri interventi, la consigliera Cerconi, che è presentatrice della mozione, ha diritto a un intervento adesso. Prego. No. Allora, prima consigliere Carlo, allora, consigliere Cerconi, un attimo. No, io mi preoccupavo solo di una cosa, perché visto che è stata sollevata una questione di legittimità, io ripeto che la frase non è che le persone infestano, è italiano, suc. Il suc è il luogo di scambio, non sono le persone. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che non c'è nessun profilo di legittimità da sollevare. Detto questo, mi riservo per la dichiarazione di voto, semplicemente. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica Marino. Grazie Presidente. La mozione, oltre a nelle sue parti positive ed ammissibili essere già stata esattamente votata da questo, con un documento di livello sopraordinato, ovvero con un ordine del giorno collegato al bilancio, quindi questo per quanto riguarda gli aspetti positivi ed ammissibili. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, è sia più che superata da un punto di vista temporale, sia offensiva nella presentazione nei confronti di minoranze che sono già vessate e discriminate. Qui mi piace usare anche il termine vessate, che è stato usato dalla stessa parte, diciamo, presentatrice in qualche modo, cioè dalla parte di Bertolaso, insomma, sempre quelle robe lì. E dunque certamente il voto non può che essere negativo per un ritorno, e lo motivo, per un ritorno alla legalità della città di Roma da un punto di vista dell'abitare e dei diritti umani,
perché, concludo davvero Presidente, perché ritornare alla legalità a Roma potrebbe significare ritornare alla legalità in Italia, uno stesso paese in cui il Presidente del Consiglio, violando tutte le leggi, invita a non votare sui referendum. Sottolineo, questo non si poteva anche risparmiare. Non è nel merito della dichiarazione di voto. Non sta a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego. Come ultima considerazione per il voto, noi come Movimento 5 Stelle ci asterremo perché c'è un contrasto comunque tra l'impegno che comunque sarebbe corretto, quindi l'annullare la determina del prefetto che semplicemente assegna fondi per non fare nulla come è stato fatto, quindi va in continuità nel passato, rispetto a quanto abbiamo detto prima, cioè che non condividiamo, cioè alimentare la paura. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti, prego, per il PD. Sì, grazie Presidente. No, ovviamente l'intervento era abbastanza chiaro, quindi il Partito Democratico voterà in modo contrario a questa mozione, ovviamente senza ribadire nuovamente le motivazioni che ci hanno portato a questa contrarietà. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cercogni, Fratelli d'Italia. Mi sembra abbastanza evidente quale sia la mossa e mi dispiace, mi rivolgo al Presidente direttamente, perché se mi parlano di presentare una mozione durante la campagna elettorale io devo per forza far presente che è stata presentata addirittura prima di quella del consigliere Tutino, ma portata in un momento successivo. Allora qua c'è un problema: o vengo discriminata perché presento le mozioni e mi vanno dopo un mese e mezzo, o forse c'è una volontà apposta di portarle a fine consigliatura e di farle passare come solo un espediente per la campagna elettorale, cosa che sanno benissimo non essere così perché è stata presentata un mese e mezzo fa. Torno semplicemente sul punto per dire quanto segue, che mi pare evidente che qui il problema, siamo tutti d'accordo forse sulla chiusura dei campi Rom, ma abbiamo una considerazione diversa su questo superamento, perché per quanto mi riguarda la maggioranza in questo caso, e forse sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, pretende di destinare questi fondi non solo ai campi Rom ma al superamento con destinazione di alloggi popolari, quando oggi il problema principale non è inserire e favorire, è rimettere mano agli alloggi popolari senza favorire chi oggi vive nei villaggi attrezzati, perché spesso siamo razzisti al contrario. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? C'è Madrona. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, tre voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni, quindi l'atto non è approvato. Adesso passiamo alle interrogazioni. Allora, interrogazione numero 53, della consigliera Cercuoni, prego. Allora, l'oggetto è la chiusura al traffico di Viale Appio Claudio, però io voglio precisare una cosa: queste interrogazioni sono state presentate il 13 novembre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, cioè 5 mesi, no? Consigliera Cercuoli, se ritiene non opportuno presentarla, non la presento. No, io voglio parlare perché bisogna dire che le presento l'interrogazione. Ma prego. Porca miseria. Vabbè. Allora voglio sapere, c'è scritto chiaro e tondo. Lo legga, lo dica.
Lo voglio sapere, quanto costa risistemare questo benedetto manto stradale in viale Appio Claudio? Che non solo, e questo lo voglio aggiungere, sa quanto intasano le cause contro il Comune di Roma, quanto intasano le aule dei tribunali, perché giustamente i pedoni inciampano, cadono, si rialzano e poi effettivamente succede che si fanno concretamente male? Allora la mia domanda è: posso sapere quanto costa la sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi in viale Appio Claudio? Grazie, voglio essere anche molto breve, visto che sono passati 5 mesi. Grazie, prego assessore. Signor Presidente, consigliere, allora mi permetto di dire che i problemi sono problemi anche un giorno prima delle elezioni, no? Il punto non è quello, il punto è che l'uso che si fa delle problematiche e del modo come si propone il dibattito e la discussione all'interno delle forze politiche, ecco la giunta. Lo ribadisco perché insomma questo è il tema che tutti quanti noi abbiamo davanti. Per quanto riguarda la problematica che ha rappresentato la consigliera, è una problematica che ahimè va avanti da diversi anni, anche prima di questa consigliatura. La problematica legata al tratto di via Appio Claudio tra via Lemone e via Caio Canulelio soprattutto, che è la parte che ha le sconnessioni più evidenti, è legata al fatto come, ripeto, ahimè, in diversi viali del nostro municipio le essenze arboree, le radici, l'apparato radicale delle essenze arboree infestano, diciamo, le sedi stradali creando questi problemi. Gli uffici, giustamente, anche prima, diciamo, di questa consigliatura, hanno investito più volte, anche per le vie brevi, ma anche per iscritto, il Dipartimento Ambiente. Perché questo? Perché far ripristinare all'Italgas nell'attuale situazione il manto stradale sarebbe come aggiungere problemi ai problemi. Dipartimento Ambiente, ahimè, rispetto alle nostre sollecitazioni di espianto delle essenze arboree e quindi ripiantumazione, non ha mai avuto, diciamo, una risposta positiva in questo frangente, tenendo anche conto, e non voglio questo, lo dico per la rappresentazione della realtà, le difficoltà del Dipartimento Ambiente legate allo scoppio anche delle problematiche connesse a Mafia Capitale, che al fatto che l'appalto fatto su un europeo con diciamo ingenti fondi è ancora da aggiudicare. Per venire al tema, per quanto riguarda i sedimi stradali, il rifarnimento completo del manto stradale, che come la consigliera, ormai siamo tutti esperti, saprà e vede, rivestirà anche non solo il tappetino d'usura, ma dovrà interessare anche il binder, è di circa 250.000 euro, più, l'ho detto, da via Lemoni a via Caio Canonelio, questa è la stima degli uffici, con in aggiunta circa 60.000 euro per l'espianto e delle alberature. Va da sé che una somma di questo genere non è nelle disponibilità dell'amministrazione municipale, e per questo abbiamo avviato quell'altro tipo di interlocuzione con gli uffici centrali. Grazie. Consigliere Cerconi, soddisfatto, no? Mi sembra evidente no, perché io apprezzo la buona volontà dell'assessore, però ogni volta che vengo, ogni volta che chiedo qualcosa, l'unica cosa che mi si risponde è no, e torniamo al punto di prima. Voglio solo aggiungere una cosa: io dal giorno in cui sono stata eletta, il giorno dopo ho iniziato a depositare mozioni e interrogazioni. Credo che la maniera in cui mi sono posta è sempre stata la stessa, qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno di meno. Ciò non significa che non si possa continuare, che la scusa delle elezioni possa essere un modo per non affrontare e continuare ad affrontare i problemi che ci sono in municipio. Comunque purtroppo mi sembra che la cifra sia, per quel solo tratto, che quanto saranno 300 metri, forse neanche, sono 310.000 euro. E poi la domanda, cioè, mi scusi, e poi la domanda che mi faccio, espianto delle alberature, togliamo i pini, che ci mettiamo? I pini li buttiamo, li ripiantiamo?
questa è una domanda che una questione. Vabbè, interrogazione numero 54, consigliere Cerconi. Potatura, alberatura e via Pantosio. Eh no, eppure qua. E certo, se uno me la porta dopo 5 mesi, io mi sono fatta i giri di tutti gli uffici, ma il problema è un altro, perché la potatura di via Pandosia è stata effettivamente fatta dopo che la sottoscritta si è anche recata al Dipartimento Ambiente. Si è recata perché, ma cioè, il mio problema è un problema non di fattibilità, perché alla fine è stato fatto, li hanno potati tutti gli alberi, ma è di metodo. Ah no, no, l'hanno proprio potati, rasati, forse per non sentirmi più, cioè l'hanno proprio fatti con l'accetta, probabilmente hanno detto ci ha chiamato 50 volte, la 51esima, andiamola a fare, se no questa è un martello pneumatico. Ma al di là di questo, il mio problema è che oggi non è via Pandosia, diventa via Gallia, con rami ad altezza viso, che voglio dire, non essendo proprio un quartiere con l'età media di 25 anni, c'è chi è anche un po' più anziano, tra marciapiedi sconnessi, alberi, radici e chi più ne ha più ne metta, più ne mette rischia di cadere. Allora io quello che ho già chiesto più volte è che queste benedette potature degli alberi vengano previste in maniera chiara e periodica, a cadenza periodica, perché non può essere l'intervento di un consigliere che fa l'interrogazione o che fa l'ufficio, che va all'ufficio giardini, al Dipartimento Ambiente e chiede la potatura. Serve che la potatura venga fatta ovunque, e le parlo di via Gallia in questo caso, di via Satrico perché cadono le foglie, i tombini si otturano, è una situazione, un'emergenza dilagante. Ora, ovviamente questa presentata a novembre, dopo qualche giorno, dopo due settimane è stata fatta, ma il problema è stato, o meglio, quello che io avevo richiesto è il piano delle potature sul territorio del municipio. Grazie. Prego, assessora. Consigliera, cioè, se lei ritiene che 310.000 euro non siano una cosa che ordinaria, beh, io la invito a rileggere sul bilancio quante sono insomma a disposizione che il municipio ha per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, si renderà conto che una cifra di quel genere è quasi la metà di quello che abbiamo per tutte le strade del municipio. Per quanto riguarda le alberature e le potature, io mi ripeto e sono dispiaciuto. Intanto c'è da rallegarsi che non solo largo Pandosia, via Pandosia e in via Beata Maria De Mattiese in quell'ambito sono state potate. Io capisco che lei dice via Gallia ne ha bisogno, ma così come tanti altri viali ne avrebbero bisogno. Le difficoltà dell'ufficio giardini sanno, io lo ripeto, tutti i giorni denunciate e illustrate sui quotidiani romani e sono legati alle risorse a disposizione che l'amministrazione in questo momento non riesce ad attivare, sempre per quel famoso bando di gara europea che non è stato ancora assegnato. Recentemente qui vicino, insomma in via Quinto Publicio Piacinto, sono state fatte delle potature importanti d'alleggerimento in un viale che creava pure pericolo, oltre che disagio ai cittadini, e sì, lo dico con molta serenità, anche perché insomma, sfido chiunque a poter dire il contrario, così come è stato fatto sul Lungotevere, si procede per emergenze. Un piano potrà essere come dire, messo in pratica solo nel momento in cui l'appalto viene assegnato. Io lo dico sommessamente, non si preoccupi, non è certo l'insistenza nostra che può far come dire, determinare il livello delle potature degli alberi, anche perché i tecnici ne rispondono personalmente rispetto a qualsiasi intervento gli uffici tecnici stessi o del Dipartimento o del Municipio ne fanno. Grazie. Consigliere Cerconi. Sta dicendo che il piano delle potature non c'è, quindi mi chiedo a lei come faccio a ritenermi. No, se non c'è, se come si dice, se un c'è, se non c'è, non c'è, non è che possiamo fare niente. Però.
No, ma guarda, posso dire che non, cioè, non serve, penso, ridere su una cosa, perché il problema è sempre lo stesso, cioè, non ci sono soldi, un problema va trovato, ma sa perché? Glielo ricordo, quando abbiamo già parlato, se lo ricorda, quando rompevo le scatole sulla rotonda di Porta Metronia, alla fine una soluzione, senza spendere quei famosi 200, perché pure là erano 250.000 euro, è stata fatta trovando una soluzione, quindi a volte, no... Perfetto, allora bisognerà accelerare anche per quanto riguarda piano potature e per quanto riguarda Viale Appio Claudio, grazie. Tanto mi lascio in piedi, tanto sto sempre io. Passiamo al numero 55, sicurezza via Grottaferrata. Allora, via Grottaferrata, altro grande problema, grande piccolo perché in realtà è una strada di congiunzione, è una strada però dove non esistono marciapiedi, dove non esistono parapedonali e dove però si trovano delle scuole. Piena di buche, per chi l'ha attraversata è praticamente lo slalom, uno slalom gigante, e le buche sono sempre più evidenti. Già conosco e già so le problematiche per quanto riguarda l'appalto per la manutenzione stradale, l'abbiamo affrontato più e più volte nella commissione controllo e garanzia. Mi preoccupo però non solo, e questo mi pare ovvio, per i tempi di manutenzione della strada, perché da quanto mi risulta è un bel po' d'anni che quella strada non viene risistemata e non vengono effettivamente neanche messe in sicurezza le buche, cioè non si passa neanche con la piccola colata di cemento permettetemi il termine, a coprire la buca. Ma io la domanda è specifica e richiede la possibilità di imporre i limiti delle zone 30 e soprattutto la possibilità di posizionare un segnalatore luminoso di velocità. Se non fosse possibile mettere dei dossi, perché effettivamente quella strada è un qualcosa di impercorribile, mettere un segnale, strisce pedonali, non esistono strisce pedonali su quella strada, cioè i ragazzi escono da scuola e si trovano sulla carreggiata direttamente. Io credo che la sicurezza delle scuole, l'abbiamo parlato tante volte, ma anche la sicurezza dei cittadini che hanno le macchine che sfiorano le case sia la prima cosa. Quindi a questo punto chiedo la possibilità di un segnalatore luminoso o quantomeno di un intervento e i tempi di questo intervento per mantenere quella strada che è ormai impercorribile. Grazie. Prego, assessora. Mi perdoni la battuta, io ripeto sempre le stesse cose, ma quando ci sono 100.000 alberature, detto dai tecnici e non solo dell'amministrazione, nella nostra città, che sono tra virgolette pericolosi e che avrebbero bisogno di manutenzione, non è, credo, nelle possibilità, io dico, di questo consiglio municipale, ma neanche del consiglio comunale. Forse c'è un ritardo che va molto al di là di questa consigliatura rispetto all'aggredire quel tipo di problema. Anche perché, lo dico con molta serenità, io voglio rispondere alla sua domanda perché poi è pertinente che ci si fa quei pini. È chiaro che vanno ripensate, e questo è il dibattito che c'è, ma io credo che molti negli ultimi anni ormai ne hanno preso coscienza, vanno ripiantumate alcune essenze arboree che non sono più compatibili né con il nostro ambiente, con la nostra città. E guardate, credo che a settembre del 2013 c'è stato un editoriale di Fulco Paradisi che quanto ad ambientalismo non c'ha da imparare da nessuno, che diceva queste cose. Platani e pini soprattutto sono incompatibili con le cigliature della nostra città, perché creano i problemi che tutti quanti vediamo. Per quanto riguarda via Grottaferrata, richiamo alla sobrietà, ma capisco che l'intervento, l'interesse su questa strada è importante da parte della consigliera. Via Grottaferrata è una delle strade indicate dal municipio per la manutenzione straordinaria. Se voi vedete il piano del titolo secondo, anche dagli uffici ve lo fate dire, che è stato presentato, questo
potrete riscontrare che via di Grottaferrata è una delle strade segnalate. Per quanto riguarda le buche, molto sommessamente dico che non è proprio così che non vengono colmate, perché questo crea pericolo, e i pericoli vengono prontamente, si cerca di eliminarli anche su segnalazione della stessa polizia municipale, che è quella preposta, l'organo preposto a provvedimenti di disciplina di traffico che possano prevedere i 30 all'ora o addirittura dipartimentali per quanto riguarda i segnalatori luminosi. Grazie. Non ho capito, quindi non è possibile, cioè non è competenza nostra, mi sta dicendo, assessore? Assessore? No, non ho capito la risposta. Non ho capito la risposta. Cioè, che ha detto che non si possono mettere? Vabbè, non ho capito la risposta, quindi la ripresenterò. Vabbè. Passiamo alla numero 56. Sì. Allora, sono quasi finite, arriviamo alla 57 e poi ci calmiamo. La 56 riguarda la stessa situazione, o comunque una situazione simile. Problema si pone su via Puglia. Via Puglia è una strada che è stata recentemente, circa un anno fa, coinvolta per delle manutenzioni di fognature, tant'è che è stata chiusa anche una scuola in via Sibari perché si era rotto un collettore fognario. È stata ovviamente transennata, è stata modificata a suo tempo la viabilità ed è stato rifatto esclusivamente un tratto di manto stradale. Quindi la strada ad oggi è praticamente divisa in due, una parte asfaltata, l'altra parte solo ed esclusivamente San Pietrini. Qual è il problema dei San Pietrini? Che personalmente io adoro i San Pietrini, ma devo essere obiettiva nel dire che più vedo questi San Pietrini messi nelle strade ad alta percorrenza, più si creano problemi. E perché parlo di via Puglia, che è una stradina insomma piccola di strada ad alta percorrenza? Perché San Giovanni e l'Appio Latino è un quartiere che, come più volte ho fatto presente, è stato negli anni martoriato dal cantiere della metro C, quindi quasi tutte le macchine che procedono e che devono riversarsi su via Gallia hanno esclusivamente, per ritornare verso via Gallia, hanno esclusivamente via Puglia. Tutte le altre strade sono a senso unico. Su questo tratto di strada insiste anche la sede dell'ASL C, Roma C. Questo significa che è una strada percorsa. Proprio sul posto dei disabili, quindi davanti alla ASL, i San Pietrini sono completamente sconnessi. Io spero l'assessore abbia idea di che cosa significa completamente sconnessi, nel senso che si tolgono, cioè ne possiamo portare a casa qualcuno volendo. Allora, quello che ho chiesto nell'interrogazione è innanzitutto il prossimo intervento di manutenzione previsto, il costo dell'intervento e se invece in questo caso, come ricordo in consiglio era già avvenuto per un'altra situazione, e effettivamente così è perché è una richiesta generalizzata anche da parte dei residenti che risiedono in quella strada, perché, e apro una piccola parentesi, il rumore la notte di una macchina che sfreccia, perché questo è il transito che avviene su una strada, e continuo a ridirlo, abbastanza stretta, è un rumore di ruote su dei San Pietrini che è come se passasse un camion. Allora, io questo, quello che chiedo è se, considerando che è anche nostro compito la tutela del San Pietrino come bene storico, quale bene storico, mi chiedo quando abbiamo intenzione di intervenire soprattutto per le persone che usufruiscono della ASL e quindi di un servizio pubblico, se sa i costi di questa manutenzione e se invece secondo noi non è utile spostare questi San Pietrini magari in un luogo idoneo al riutilizzo, come successo per lo spostamento a Gregna di Sant'Andrea. Questo lo dico non perché non ci faccia piacere avere a San Giovanni e nell'Appio Latino dei San Pietrini, ma io credo che debba essere insomma fruibile una strada e soprattutto debba essere messa in sicurezza, ed oggi quella strada più di tante altre non è messa in sicurezza. Grazie. Prego, assessore. Allora, consigliera, mi perdoni, ha battuto, lei è una consigliere sosa quando fa interrogazione, perché chiede
No, su Via Puglia io credo che concettualmente non possiamo che essere d'accordo, nel senso che i manti stradali in San Pietrini hanno alcune caratteristiche che spesso e volentieri mal si conciliano con il traffico urbano, con diciamo la quiete che richiedono i residenti. Senza farla molto lunga, però voglio rappresentarle il fatto che questa amministrazione, Dipartimento SIMU, ha intrapreso, non senza polemiche sulla stampa romana e nelle forze politiche, diciamo, la strada di spostare, togliere alcune pavimentazioni in San Pietrini, soprattutto nei tratti più trafficati di questa città, della nostra città. Credo che Via Puglia pure in quel caso si possa prendere la decisione di pavimentarla con asfaltatura. Tenga presente però che spostare e rimuovere i San Pietrini ha bisogno il sedime stradale del lavoro di binder, non un semplice lavoro che al metro quadro, le do questo compito a casa per magari farsi un calcolo, è molto più di 50 euro al metro quadro. Queste sono le condizioni per poter asfaltare Via Puglia, e credo che in questo momento non siamo nelle condizioni economiche di poter prendere una scelta del genere. Grazie. Consigliere Cercone. Beh, sono almeno contenta dei numeri, visto che per il prossimo bilancio, se ci sarò o meno, chiederò a chi sarà qui al mio posto, se ci sarò io, di farsi due conti e di chiedere l'inserimento di Via Puglia nelle strade per il rifacimento. Tocca sempre a me, no? Alla 57. Alla 57 e è finita. Dopo di questo ho finito. E allora, Teatro Villa Lazzaroni. Io le chiedo, assessore, di non ripetermi cose che già so, ossia che gli 800... no, perché se io vengo sempre dopo questi benedetti 5 mesi, ma ho già richiesto in controllo e garanzia, è inutile che ci stiamo qua a chiacchierare, cioè non facciamo neanche perdere tempo, nel senso che già sappiamo che sono stati spesi 868.000 euro, che però manca la scia dei vigili del fuoco e l'agibilità, nonché il nulla osta del Dipartimento Ambiente per l'impatto acustico, nonché soli e soltanto 294.000 euro per i lavori edili, dotazione audio, video e cinematografia, riqualificazione muri esterni, chi più ne ha più ne mette. Cioè praticamente noi abbiamo speso quasi 1 milione e abbiamo uno stabile che ad oggi non sembra essere funzionante, cioè non possiamo ad oggi fare un bando e cercare di aprirlo al territorio. Ricordiamoci che è uno dei pochi spazi di questa, insomma, che possono essere utilizzati come teatro municipale sul nostro territorio. A me pare abbastanza particolare questa situazione, perché mi sembrerebbe come aver effettivamente fatto dei lavori, ma chi ha controllato questi lavori è come se si fosse dimenticato dei pezzi. Allora mi chiedo, c'è una responsabilità di qualcuno? Ovviamente la sua risposta sarà no, ma io la faccio uguale, perché chiedo come sia possibile terminare dei lavori e lasciare fuori 300.000 euro così, che non sapremo mai da dove usciranno e probabilmente sa come ci ritroveremo, sempre se ci sarò o se non ci sarò lo farò fare a qualcun altro, che a ottobre io le verrà chiesto, ma quando è che apriamo il teatro? E lei mi dirà, nelle situazioni in cui siamo non ci sono i soldi, come non ci sono per Via Puglia, come non ci sono per... non ci sono i soldi. Allora mi chiedo, in questi 900.000 euro che abbiamo speso, com'è possibile che noi non abbiamo previsto un lavoro completo che possa rendere fruibile questo stabile al servizio dei cittadini? Grazie mille. Prego. Lei non mi vuole bene, consigliera, perché pensa che non mi vuole bene, perché pensa che ancora dovrò stare qua a rispondere alle cose, quindi no. Allora, bande agli scherzi. Allora, lei, consigliera, ha rappresentato qual è la situazione del Teatro Villa Lazzaroni. Rispetto alla sua interrogazione,
è molto semplice rispondere nel fatto che già all'origine, magari qualche consigliere dell'ex Nono questo lo sa, forse in maniera più puntuale di quanto io la possa raccontare io, perché quei lavori sono frutti di un cofinanziamento da parte dell'amministrazione comunale e della regione, cercando con step di poter completare i lavori. Allora, i lavori sono completi, si stanno cercando di completare gli iter amministrativi per l'agibilità dello stesso. Al di là dei rifacimenti esterni, lo sfruttamento, diciamo, l'operatività del teatro, per l'operatività del teatro necessitano delle attrezzature interne. Questa è la vera necessità. Poi è chiaro che se agli uffici gli si chiede se da un punto di vista del restauro completo, è chiaro che, visto pure il pregio in cui si colloca dal punto di vista ambientale il teatro, gli uffici giustamente hanno e fanno presente che ci potrebbe essere, c'è la necessità di un restauro di muri esterni, del tetto e cose. Il consigliere Carlone, che frequenta quei luoghi quotidianamente, può sicuramente come dire, rappresentare al meglio questa mia esposizione, però questo non vuol dire che il teatro non potrebbe essere utilizzato se attraverso un bando, attraverso risorse dell'amministrazione comunale, le attrezzature audiovisive o le stigliature interne per il palco diciamo la platea possono essere reperite. Grazie. Consigliera? L'ultima cosa, solo per dire che non sono soddisfatta, perché io penso che quando uno fa casa i muri ce li mette, qualcosa dentro anche, la casa risulta... Molte case sono ancora da intonacare esternamente. È peggio ancora, mi dà ancora quest'assist, significa che continua a scrivere interrogazioni finché non finiamo. No, mi sembra abbastanza particolare, perché effettivamente non è stato fatto e quindi mancano quasi 300.000 euro e vorrò vedere come verrà fatto questo bando. Quindi non è soddisfatta. Grazie. Volevo salutare, perché non so se saranno le ultime interrogazioni, sono sicura che all'assessore Morgia mancherò molto. Va bene. Interrogazione numero 59, consiglieri Lozzi e Coglia, pista ciclabile e patatone. Chi la presenta? Consigliere Lozzi, prego. Allora, la mia è una domanda facile facile. La benedetta ciclabile La Patatona, quella in extra gra al confine tra Ciampino e Morena, cioè tra Via dei Collatura e Fratelli Wright, dove il presidente del municipio e il sindaco di Ciampino nel luglio scorso si erano incontrati in loco con i cittadini e avevano promesso di trovare una soluzione per la sua pulizia e manutenzione. Vabbè, ad oggi ancora nulla di fatto, quindi ci chiedevamo, e la stessa domanda è stata posta al comune di Ciampino, di chi fosse la manutenzione. Dopo vi dico cosa ha risposto il comune di Ciampino, è una sorpresa. Come, scusi? Assessore. Perdoni, non ho sentito l'ultima battuta. Dopo vi svelerò cosa ha risposto il comune di Ciampino, è una sorpresa. No, ma ce lo dica, almeno no. Allora, consigliera. Vabbè, vorrà dire che... Pure quanto sta fuori dall'aula. No, ma certo che non fanno una bella figura. Gli uffici municipali, sollecitati più volte anche per quanto rappresentava la consigliera, non hanno trovato nessun elemento nei propri archivi, nessuna documentazione relativa alla realizzazione dell'intubamento del fosso che poi ha denominato, insomma, della patatona, che poi è determinata la realizzazione della pista ciclabile, che presumibilmente è stata realizzata con fondi regionali diretti. Potrei terminare qua la mia
rappresentazione di quello che è lo stato dell'arte rispetto alle nostre competenze, rispetto a un tratto di pista ciclabile e di competenza, perché tu, al di là dei fossi, che ne abbiamo parlato in questa seduta quando abbiamo parlato di via Spatola, rispetto alle competenze sappiamo qual è, ma soprattutto al fatto che, ahimè, i fondi della regione furono più di 10 anni fa bloccati e non si andò avanti col progetto, che secondo me va ripreso anche su stimolo anche del Comune Ciampino, se possiamo fare un'azione congiunta, ma che da lì devono venire rispetto alle potenzialità, possibilità e anche competenze. Grazie. Consigliere Lozzi. Sì, allora la... Cosa ha risposto Ciampino, ce lo dice? Sì, no, sicuramente il fosso è stato intubato dalla regione. Quello che chiedevamo noi è sapere chi la pulisce, probabilmente sarà il compito di Ciampino, anche se loro dicono, beh, se l'ha fatta la regione, la pista ciclabile la dovrà pulire la regione, e quindi noi rispondiamo che allora per pulire casa chiameremo il Presidente della Repubblica, perché logicamente magari uno le fa con le leggi nazionali le case, e quindi per pulirle probabilmente servirebbe l'intervento del Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie, consiglio chiuso.